sguardo che hai tu. E allora erano. Alla 70ª edizione del Festival di Sanremo arriveranno anche i Papa Boys, accompagnati da Fabrizio Venturi, cantautore con il brano Caro Padre, dedicato a Papa Wojtyla, nel centenario della nascita del santo polacco. I Papa Boys consegneranno a tutti i big in gara la lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, che il pontefice scrisse per ricordare il talento, l'arte e la fonte di ispirazione di ogni creatività. Fabrizio Venturi. Credo che il Festival di Sanremo 2020, anno del centenario della sua nascita, sia il posto migliore per ricordare con una canzone Giovanni Paolo II, che è stato e continua ad essere il padre ideale di tutti gli artisti. Durante l'omaggio a Giovanni Paolo II, i Papa Boys e Fabrizio Venturi hanno deciso di dedicare un ricordo particolare al cantautore cristiano Roberto Bignoli. Sarà presente Paola Maschio, la sposa del rocker recentemente scomparso. Il 4 febbraio, invece, alla presenza del vescovo di Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, e al sindaco, si terrà una conferenza stampa dell'iniziativa. Infine, il 5 febbraio, nella chiesa Santa Maria degli Angeli, una messa degli artisti, presieduta dal vescovo stesso.